Ha chiesto di parlare il senatore Pesco, ne ha facoltà. Presidente Casellati, grazie. Ministri presenti, grazie. Ministro Salvini, grazie per l'attenta analisi che ha riportato in quest'Aula. La situazione è critica e secondo noi ha agito nel migliore dei modi. Mi scuso in anticipo se userò la seconda persona plurale nell'indicare voi o la prima persona plurale per indicare noi, ma sappia che ha sempre il nostro appoggio fino a quando continuerà ad agire in questo modo, mettendo in primis il rispetto e la tutela della vita umana, perché così avete fatto, se così continuerete a fare avrete il nostro appoggio. La situazione è critica, ma è stata gestita bene. Avevamo una nave che non era in acque internazionali di competenza italiana, c'erano delle autorità che sarebbero dovute intervenire, non l'hanno fatto. Abbiamo fatto il possibile per garantire la sicurezza di queste persone attraverso la Marina Militare, attraverso le altre autorità. Abbiamo fatto il possibile e non è successo nulla col quale ci possa incolpare. Quindi su questo siamo assolutamente tranquilli. Siamo riusciti però a fare una cosa grandiosa, cioè a sollevare la questione politica a livello internazionale, che qualcuno deve fare, che ognuno deve fare la propria parte. Presidente, non mi abbassino, chiedo cortesemente che non venga abbassato il volume, se no mi sgolo e non riesco a parlare. Per favore, per favore. È importante questo, siamo riusciti a sollevare la questione politica a livello internazionale ed è giusto che si continui a farlo. Siamo stati accusati da diversi paesi di aver agito in modo cinico, in modo crudele e addirittura hanno usato dei termini che non voglio ripetere in quest'Aula. Da quelle stesse autorità che invece in passato hanno agito contro la vita umana con i respingimenti a Ventimiglia, a Bardonecchia e anche in altri luoghi. Non dobbiamo fare in modo che queste cose vengano quantomeno riconosciute, di non continuare a venire criticati in questo modo, ma dobbiamo essere in grado di rispondere in modo adeguato. Ringraziamo la Spagna per l'esempio che ha dato, ma deve essere un buon esempio che deve essere copiato dalle altre nazioni, perché, lo ripeto, non possiamo continuare a fare tutto noi. Ringraziamo i cittadini, le persone, le associazioni, le fondazioni che aiutano in prima persona questi popoli che arrivano in Italia e hanno bisogno di primo soccorso. Ringraziamo tutti, ma non possiamo continuare ad accollarci noi questo fardello. È giusto che venga fatto in modo condiviso attraverso le altre nazioni dei paesi europei. Presidente, la situazione, lo ripeto, è critica, ma dobbiamo continuare in questo modo. Siamo un paese sotto attacco con attacchi di spread e con attacchi di flussi migratori. E mi viene anche il sospetto che magari le stesse persone che ci attaccano con lo spread siano le stesse che ci attaccano con i flussi migratori. È un'accusa grave, lo so, può essere un'accusa grave, però va riconosciuto e va messo sul piatto come uno degli argomenti che dobbiamo trattare. Presidente, noi rispettiamo l'Unione Europea, ma l'Unione Europea deve rispettare noi. Noi dobbiamo preservare l'Unione Europea e lo dobbiamo fare attraverso azioni condivise, che non è solo l'accoglienza, sono anche investimenti, sono anche azioni nei paesi da cui queste persone partono. Ebbene, dobbiamo farlo tutti insieme. Andiamo a parlare con tutti i paesi europei per capire quali sono queste azioni. La diplomazia sicuramente sarà un lavoro estenuante, ma noi sappiamo di essere in grado di farlo e lo faremo. E lo faremo, Presidente. Vorrei ricordare una cosa sul passato. Ebbene, certo, i flussi migratori sono stati diminuiti in passato, sono stati rallentati, non sono stati diminuiti. È questo il fatto. Le persone che non sono partite allora stanno partendo ora e non erano persone che comodamente erano a casa in attesa di fare il check-in, erano persone che soffrivano nei campi libici e questo dobbiamo riconoscerlo. Quindi ci vuole coerenza e lealtà nel riconoscere queste cose. Ok? Partiamo da questo punto di partenza. Presidente, non mi dilungo troppo. Però facciamo il possibile affinché l'Unione Europea venga preservata, affinché si agisca in modo sempre coerente, leale, preciso, senza fare in modo che nessuna vita umana sia messa in pericolo, e continuiamo su questa strada. Grazie.